Si chiama Marion Stade, è una donna di 61 anni di età, docente degli Stati Uniti d'America. Questa donna, pensate che avrebbe punito il figlio, l'avrebbe legato all'automobile utilizzando una cintura di sicurezza e l'avrebbe trascinato, pensate, fino all'autostrada. Un gesto che le è costato piuttosto caro, infatti è andata a finire, da come si legge sul web, in carcere in una casa di reclusione, o come si dice qui, in Italia è una casa circondariale. Va bene? Tutto si è verificato a Vicita il 2 maggio 2023. La donna era letteralmente arrabbiata dopo il litigio che ha avuto con il figlioletto e quindi ha deciso di dare una batosta, una punizione sonora al bambino. Da prima l'avrebbe legata alla macchina, poi l'avrebbe trascinato fino all'autostrada. Un testimone ha visto tutta la scena, quindi ha, diciamo così, fatto sapere alla polizia quello che era accaduto. Gli agenti quindi hanno raggiunto la donna, che però ha negato ogni addebito. Però alla fine la verità è emersa come un fulmine a ciel sereno, e la donna, inutile a dirsi, ma faccio lo stesso, ha finito dritta in carcere in cella. Le hanno dato i tarini tutto, e adesso la donna si dovrà stare in carcere. Ciao a tutti, buona giornata.